Piero Scudieri, centrale difensivo del Rocca Sicura, il virus ha sconvolto la realtà, la tua situazione attuale, sei rimasto in Molise dalla tua ragazza e non hai riguadagnato il tuo domicilio in Calabria, forse proprio per paura che qualche decreto ministeriale ti impedisse poi di tornare nella nostra regione. Beh, stiamo a parlare di un virus che ha messo a capo un intero mondo, in cui ha fatto migliaia di vittime, ne sta facendo ancora tuttora. Adesso è intaccato anche dall'altra parte del mondo, gli Stati Uniti, eccetera. Diciamo, è grave anche perché ha stroncato la nostra quotidianità. I nostri giorni vengono svolti in maniera diversa, dobbiamo stare chiusi in casa e non poter uscire, o se bisogna uscire bisogna giustificare il motivo, però se sono queste le regole da seguire per uscirne, bisogna farlo, soprattutto bisogna attenersi alle regole del governo. Sì, sono rimasto qui in Molise perché ho preferito venire qui a Rivolimasani, dove c'è la mia fidanzata, per non scendere affinché poi non potessi più salire, viste le normative restrittive da parte del governo. Soprattutto perché qui, diciamo, c'è la mia attività calcistica e soprattutto quella lavorativa. Hai giocato anche in Piemonte, al nord la questione è un po' più delicata, hai scambiato qualche battuta con i tuoi ex compagni? Sì, ho vissuto lì 1 anno e mezzo, 2 stagioni ho fatto e ho diversi amici e mi sono anche confrontato con loro, soprattutto per sapere come stavano loro e le loro famiglie, però tutti bene, quelli che conosco, e so che lì non se la stanno passando in maniera tranquilla, visto che è stato l'epicentro, diciamo, di questa pandemia. Spero che si risolva tutto al più presto e penso che loro molto probabilmente non torneranno in campo perché, vista la difficoltà che stiamo attraversando come Italia, come a livello economico è difficile terminare, soprattutto lì sopra, i campionati calcistici, almeno quello che penso io e quello che ci siamo detti con i miei compagni. Ci sono società che alla luce dei grossi investimenti manifestano tutto l'interesse per riprendere le attività. Ad altri sodalizi invece fa comodo che non si torni in campo e la decisione ovviamente spetta agli organi di competenza. Tu come la vedi? Sì, è vero, so di questa cosa che molti presidenti vogliono tornare a giocare, scendere in campo, anche perché è, diciamo, un giusto motivo per soddisfare i propri sforzi fatti nell'anno calcistico, e soprattutto finire il campionato significherebbe garantire la promozione a chi è stato davanti tutto il campionato, o chi sta nei grilli playoff, come nel nostro caso Rocca Sicura, o decretare la retrocessione. So che non è facile perché sono sempre in stretto contatto con il mio amico Antonio Trovato, un altro presidente dell'equipe Campania, che, diciamo, ci tutela, però molti presidenti vogliono, molti presidenti no. È difficile perché nelle nostre categorie non ci sono strutture necessarie, grandi soprattutto, strutture che possono consentire, diciamo, le regole che vuole il governo. Soprattutto non ci sono anche le disponibilità economiche per eseguire sia tamponi o avere dei dottori a bordo campo a fine allenamento. Spero che la prima cosa è che si risolva il prima possibile, che si trovi un vaccino a tutto ciò e soprattutto che torneremo alla normalità. Poi il resto viene da sé. È vero, ci sono anche le spettanze economiche che devono prendere i calciatori, però ora come ora la prima cosa è la salute, poi tutto il resto verrà. Un saluto a tutti, restate a casa e andrà tutto bene. Ciao!